Il Tribunale di Palermo emette la sentenza nell'ambito dell'inchiesta antimafia Icaro nell'Agrigentino. 12 condanne e 10 assoluzioni. Lo scorso 16 marzo, dopo 4 udienze, si è conclusa la requisitoria nell'ambito del processo antimafia nell'Agrigentino, cosiddetto Icaro. La requisitoria dei pubblici ministeri della direzione distrettuale antimafia di Palermo, Bruno Brucoli e Claudio Camilleri, è iniziata il 20 gennaio. I magistrati hanno argomentato su 22 imputati giudicati in abbreviato nell'ambito dell'inchiesta antimafia Icaro. Dal nome delle blitz della squadra mobile di Agrigento del 2 dicembre 2015, quando 16 persone su complessivi 34 indagati sono state arrestate tra Santa Margherita Belice, Montevago, Rivera, Cattolica Eraclea, Cianciana, Montallegro, San Buca di Sicilia, Porto Empedocle, Favara e Agrigento. La procura ha invocato la condanna di tutti i 22 imputati. Adesso ha sentenziato il giudice per le udienze preliminari del tribunale, Roberto Riggio. 12 condanne e 10 assoluzioni. 14 anni e 8 mesi per Antonino Iacono, inteso Ninu Giardinisi, 61 anni, residente nella frazione di Giardina Gallotti ad Agrigento. 14 anni e 8 mesi per il presunto capo della famiglia mafiosa di Porto Empedocle, Francesco Messina, 60 anni, zio del boss Gerlandino Messina. 10 anni per Rocco D'Aloisio, 46 anni, di San Buca di Sicilia. 8 anni e 8 mesi per Tommaso Baroncelli, 40 anni, di Santa Margherita Belice. Assolto Domenico Bavetta, 34 anni, di Montevago. Assolto Giuseppe Picillo, 53 anni, di Favara, difeso dall'avvocato Angelo Nicotra, a fronte di una richiesta di condanna a 12 anni. Poi 10 anni e 8 mesi per Mauro Capizzi, 47 anni, di Rivera. Assolto Gioacchino Iacono, 36 anni, di Real Monte. Assolto Giuseppe Lopilato, 44 anni, di Giardina Gallotti. 14 anni per Pietro Campo, 65 anni, di Santa Margherita Belice. Assolto Giovanni Campo, 25 anni, di Santa Margherita Belice. 10 anni per Francesco Capizzi, inteso il milanese, 50 anni, di Porto Empedocle. 10 anni per Francesco Tarantino, inteso Paolo, 29 anni, di Agrigento e residente a Porto Empedocle. 10 anni e 4 mesi per Giacomo La Sala, 47 anni, di Santa Margherita Belice. Assolto Piero Guzzardo, 37 anni, di Santa Margherita Belice. Assolto Gioacchino Cimino, 61 anni, di Agrigento e residente a Porto Empedocle. 10 anni per Santo Interrante, 34 anni, di Santa Margherita Belice. Assolto Francesco Pavia, 35 anni, di Porto Empedocle. 3 anni e 4 mesi per Emanuele Riggio, 45 anni, di Monreale. Assolto Domenico Cucina, 48 anni, di Lampedusa. 10 anni per Diego Grassadonia, 54 anni, di Cianciana. Assolto Leonardo Marrella, 38 anni, di Montallegro, difeso dall'avvocato Teo Caldarone, a fronte di una richiesta di condanna di 8 anni.